La prima giornata del nostro viaggio della memoria si apre con una lectio magistralis tenuta dal professor Marcello Pezzetti, storico tra i massimi studiosi italiani della Shoah, che ci ha illustrato la storia degli ebrei in Polonia sin dal 1200 d.C. Ci siamo addentrati nel quartiere Kazimierz, trasformato nel ghetto ebraico durante l'occupazione tedesca, ed abbiamo toccato con mano l'efferatezza della segregazione razziale. Preziosissima è stata la testimonianza di Sami Modiano, reduce dei campi di sterminio, che in serata ha rievocato la sua storia di sofferenza e di speranza. Che cosa resta oggi della memoria in Italia e in Europa? Purtroppo solo polemiche a volte, invece bisognerebbe ricordare per non ricadere nelle stesse cose. Chi viene qui a visitarlo si rende conto che non è un set cinematografico, che i negazionisti dovrebbero venire tutti qua per capire che cosa è successo. È la cosa più terribile, pensare ai bambini. Nel campo di sterminio di Birkenau, i luoghi della sua sofferenza, Sami Modiano ci ha narrato la storia del viaggio della morte e della detenzione della sua famiglia e di migliaia di altri ebrei provenienti dall'isola di Rodi. Pezzetti ci ha spiegato il perverso meccanismo di morte messo a punto dai nazisti, dal momento dell'arrivo in treno dei deportati sulla famigerata rampa della morte, fino alle camere a gas e ai forni crematori. Qual è il ruolo della scuola nel ricordare la memoria e nell'evitare che tante tragedie del genere possano verificarsi? La scuola è un pezzo importante della società e noi celebriamo il ricordo e la memoria soltanto in maniera episodica, invece bisognerebbe farlo tutti i giorni e andare sul posto dove è avvenuto l'olocausto. Sarebbe molto importante per le scolaresche, per gli alunni e per i genitori degli alunni, a cui si possono riportare queste emozioni forti. E la scuola, ricordiamoci che è l'elemento che serve per il futuro e ha gli anticorpi per evitare che queste cose possano accadere, perché soltanto la cultura può sconfiggere le assurdità di questo secolo breve, che si stanno purtroppo rivedendo anche nel nuovo secolo. Thank you.
Abbiamo visitato il famigerato lager di Auschwitz, dove furono internati ebrei, prigionieri di guerra sovietici, criminali comuni, prigionieri politici ed elementi asociali, come mendicanti, prostitute, omosessuali, testimoni di Geova. All'interno del campo, il tour si è concluso con la terrificante visione delle camere a gas, luogo di morte, simbolo del genocidio ebraico. Come ha fatto la propaganda a far diventare normale tutto quello scempio? Ma sicuramente è una vicenda senza paragoni. I nazisti avevano una grande cura a tutti gli aspetti che riguardano l'immagine, la propaganda, e il successo purtroppo di questa operazione è stato tale che il coinvolgimento della stragrande maggioranza dei tedeschi purtroppo è stata una realtà. Noi molte volte abusiamo del termine genocidio per tante vicende dolorose, sanguinose della storia, ma qui siamo su un piano mai raggiunto prima e speriamo mai raggiunto dopo. Quindi anche nel misurare l'impatto dell'informazione, della propaganda, dobbiamo considerare comunque una vicenda unica. Perché portare 100 giovani nei luoghi della memoria e cosa si prova per una persona abituata a stare nell'ambito organizzativo a organizzare un viaggio di questo tipo? Intanto la motivazione per la quale noi abbiamo portato 100 giovani qui è che da tanto tempo noi abbiamo bisogno di praticare valori come l'umanità e la solidarietà. E abbiamo bisogno di farlo in modo pratico, qualche convegno in meno e qualche esperienza in più. E la scelta di portare qui 100 ragazzi deriva da questo, dalla necessità di rivivere un pezzo della nostra storia drammatico, un pezzo della nostra storia nel quale l'umanità si è persa, nel quale si sono uccise milioni di persone. Noi speriamo che 100 ragazzi che sono venuti qui da domani, parlando in famiglia, parlando con gli amici, parlando a scuola, riescono a raccontare un pezzo di storia e a richiamare valori sempre importanti della solidarietà. Sono i valori, sono i principi su quali la nostra organizzazione lavora, sono i valori e sono i principi che noi applichiamo tutti i giorni nella nostra attività quotidiana e che vorremmo in qualche modo trasferire, forse un termine importante, diciamo contaminare, con tutti i nostri ragazzi, con tutti i nostri giovani che circolano nelle nostre sedi, che incominciano ad approcciare a un mondo sindacale, un mondo di impegno e magari riescono a trovare una motivazione in più in una situazione complessiva nella quale il disinteresse, la solitudine, la fanno la padrona. Che cosa ha significato per voi questo viaggio? Questo viaggio è stato molto importante perché ci ha fatto conoscere la realtà a noi sconosciuta e oltre a sentirmi fortunata per essere nata in un'epoca dove tutto questo non esiste. Io penso che un viaggio del genere sia un'esperienza unica nel suo genere, perché per quanto uno possa studiare a scuola oppure si possa interessare privatamente a queste tematiche, non si è mai così coinvolti leggendo rispetto a quando si vive proprio questa esperienza. Vicino mi ha dato la sua benedizione e poi mi ha puntato il dito.
Tieni duro, sai. Tu ce la devi fare. Adesso vai. Vai. Domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. E non voltarti indietro. Il giorno dopo mio papà non ce l'ha più. In pochissimo breve tempo ero rimasto solo, solo, solo a combattere per la sopravvivenza. Avevo perso tutti.